Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Andy BZ, che mi chiede di parlare del film di Oliver Stone con Colin Farrell, Angelina Jolie e Anthony Hopkins, Alexander, del 2004. Alexander, chiaramente, è un film storico che racconta appunto la storia e le gesta di Alessandro Magno, che a 20 anni già si era trovata a aver conquistato mezzo mondo. E quindi Alessandro Magno raccontato da Stone. E quindi chiaramente Stone segue la storia, se la inventa e cerca di portare sullo schermo un personaggio veramente gigantesco che lui ha sempre adorato come proprio personaggio storico e che qui viene comunque tratteggiato in maniera buona, non è né buono né cattivo, è un personaggio molto particolare. Anthony Hopkins, che praticamente è l'ultimo dei seguaci di Alessandro Magno, che da vecchissimo racconta in flashback tutta la storia, appunto tutta la sua avventura con il buon Alessandro Magno. Quindi Hopkins a fare Tolomeo, Angelina Jolie a fare la mamma di Colin Farrell e Colin Farrell a fare il figlio di Angelina Jolie. E qui c'è un miscasting che Oliver Stone gli andava un attimo spiegato. Angelina Jolie e Colin Farrell hanno gli stessi anni praticamente, e che sia la sua mamma non ci crede nessuno. Per il resto è il cinema di Stone, barocco, pomposo a tratti, gonfio, ipermuscolare, che per alcune scene secondo me funziona alle stragrande e per altre un po' risulta un po' pesantuccio. Certo, per me non sono di quelli che hanno massacrano Alexander, assolutamente, secondo me è un film a tratti magnifico proprio. È un film che forse mangia se stesso, nel senso che dà troppa voglia di raccontare di Stone, questa voce narrante appunto evocativa, sì, di Hopkins, ma sempre presente, un po' rompe i coglioni. E poi ci sono alcune scelte, proprio come ho detto, di estetica dagli attori che non mi tornano. Con il farle biondo, boh, non è molto gradevole. Angela Jolie, secondo me, anche se recitichia, è un po' di artone, boh, non so. Però per il resto costumi e scenografie sono sfavillanti, tutte le scene diciamo di battaglia sono meravigliose e Stone dimostra tutte le sue qualità da grandissimo regista qual è, lo monograferò molto presto, però dimostra anche alcuni limiti del suo cinema, che a volte diventa davvero troppo pachidermico, davvero troppo eccessivamente preso forse da quello che vuole raccontare, quindi si perde in lungaggini a tratti inutili. Il film poteva durare tranquillamente mezz'ora meno invece di 3 ore, 2 ore e mezzo. Mi colpisce perché trovo che metà film sia eccezionale e l'altra metà abbia delle cadute di tono incredibili. In tutto ciò però, ripeto, secondo me Oliver Stone è un regista assolutamente di quelli da non perdere sempre, anche nei suoi film brutti, perché comunque ha sempre 2 o 3 schegge di follia o di grande cinema che gli altri si dimenticano. E questo Alexander, a differenza di tutti quelli che dicono, non è assolutamente uno dei più bei film di Oliver Stone, ma anzi è un'opera molto importante, è un'opera che non ha avuto un cazzo di successo proprio perché è troppo intelligente nella sua storia, un po' come Le Crociate di Ridley Scott. Questi film sono troppo intelligenti, troppo ben fatti, troppo poco fumettosi e troppo aderenti alla realtà. Insomma, non siamo di fronte all'ultimo Samurai e Troy, qui siamo di fronte a un film comunque serio, fatto da un regista serio, cerca di raccontare un personaggio storico in maniera seria. E quindi in questa versione e visione anche umanissima del nostro Alessandro Magno, che ogni volta che conquista un paese è spaesato dalle nuove situazioni, dalle nuove conoscenze, dalle nuove culture, che cerca di fare sé, quindi un uomo che diventa tale, né eroe né... lo racconta come un uomo qualsiasi, che però ha questa forza, questa potenza, è che la storia ci racconta. È un personaggio che vive di un ego smisurato e di una forza smisurata, ma anche però di una forza verso gli altri, di un modo di parlare, un modo di convincere, una perfetta diciamo idea di una persona che ha un tale carisma che lo porta a essere così importante, e anche l'intelligenza e la sua forza nella guerra, tutto quello che faceva di Alessandro Magno il grande, appunto il nostro lo riduce a una storia gigantesca ma più piccola e intima. Ci vuole raccontare le sue gesta, lo vuole raccontare attraverso un'intimità anche sessuale di, insomma, riesce a raccontare il personaggio e lo fa senza sconti. Poi Oliver Stone ogni tanto sbrocca, come ha detto, prendere o lasciare. Per me comunque questo è un film che ho, che mi tengo e che mi riguardo, perché ripeto, per me di Oliver Stone non si butta via nulla, e questo Alexander in tutti i suoi difetti vale 600.000 volte qualsiasi altro filmaccio storico che gli americani di merda si sono messi a fare, modello Troy, come ho detto, modello 300, modello sto cazzo, che sono tutta spazzatura. Questo Alexander uscisse adesso la gente griderebbe di Mortone al Miraolo.